spiegare come loro sapevano che io praticamente mi lamentavo di questo ente giuridico. Allora, come mai mi state espellendo per questo e non per motivi scritturali? Questa era la mia domanda chiara. Andiamo al punto 3. Spiegare come mai la Watchtower Society battezza gli aderenti nel nome del Padre, del Figlio, dell'organizzazione guidata dallo Spirito Santo, quando le scritture non menzionano assolutamente questo termine. Prendete tutte le scritture che volete, non esiste una formula, chiamiamola formula, che dica organizzazione guidata dallo Spirito Santo. Vi dico perché hanno aggiunto questa formula. Chiaramente è il rito, diciamo così, nel quale si entra ufficialmente a far parte dell'ente giuridico. Non sono stupidaggini che vi dico, su questa cosa vi potete informare. Da quel momento lì voi siete ufficialmente aderenti, soci aderenti non aventi diritto al voto nella Watchtower Society. Punto 4. Come mai si spingono gli aderenti della Watchtower Society a predicare in maniera intensa e a distribuire volantini non ispirati da Dio, quando le scritture di Marco 16:16, Atti 15:11, Atti 16:30-31, Tito 3:4-5, Efesini 2:5, Efesini 2:8, 9:2, Timoteo 1:9. La più rappresentativa che prenderemo è Efesini 2:5, se non sbaglio, che mi sono preparato qua. Ecco, no, avevo tolto il segno, quindi ecco, ricerchiamolo un attimo. Efesini 2:5. Allora, vediamo questa scrittura di Efesini 2:5. Le opere contro la grazia, di essere salvati per grazia, ci rese viventi insieme al Cristo anche quando eravamo morti nei falli, quindi nei peccati, per immeritata benignità. Allora, intanto io cambio pagina qua perché vi devo far capire certe cose. Efesini, eccoci qua. 2:8:9, scusate ragazzi. 2:8:9, ok, quindi 2, ok, per immeritata, sì, leggiamo dal 4 però, è vero, leggiamo dal 4, dal 5, ci resi viventi, per immeritata benignità siete stati salvati, però dice per grazia, vedremo anche dopo, e ci destò insieme e ci fece sedere insieme nei luoghi celesti. Andiamo però al versetto 8. Per questa immeritata benignità, infatti, siete stati salvati mediante la fede. Mediante la fede. E questo non viene da voi, è il dono di Dio. 9, versetto 9. No, non è dovuto alle opere. Testimoni di Geova che ascoltate. Non è dovuto alle opere. È scritto nero su bianco. Affinché nessuno abbia motivo di vantarsi. La sentite questa pillolina di apostasia che sta iniziando a entrare nel vostro cervellino? Questa è logica. Si parla di opere, si parla di grazia. Non esiste altra scrittura che smentisce tutte queste altre. La sentite l'apostasia? E interrogatevi, testimoni di Geova, ma forse noi che siamo usciti ne sappiamo qualcosina più di voi? Forse è proprio perché noi ci siamo attenuti alle scritture di Paolo, ovvero che abbiamo sempre ricercato con accurata conoscenza la verità. E io ripeto, io non ho verità, ma questa è la Bibbia. Io ho in mano la Bibbia. La Bibbia dice una cosa che voi, di cui voi siete in contrasto. Ma ora guardiamo l'interlineare cosa dice, perché per fare ricerche, ragazzi, ci vuole l'interlineare. Non possiamo pretendere di prendere una Bibbia, che questa ne dice una cosa, dice immeritata benignità, poi prendi la CEI, che ho lì, ne dice un'altra, che dice giusto, la CEI dice bene, dice grazia. E dice grazia anche, vedete, l'interlineare. For by grace you are saved, cioè per grazia sei salvato. Andiamo nel versetto dopo. Non come risultato di opere, qua dice lavori, cioè lavori, opere, tutto ciò che fai, no?
Così nessuno può vantarsi. Allora, se qualcuno di voi non conosce l'inglese, non c'è problema perché la postata magari vi può mentire sull'inglese. Io mi sono preparato le pagine di Google Traduttore e vedete che by grace significa per grazia, non immeritata benignità. E boast o boost, penso si dice così, vantarsi. Quindi, ragazzi, allora rimarco. Come non è risultato di opere affinché nessuno si possa vantare, ma è anche logico, cioè, ma scusate, ma se un Cristo è morto per voi, è chiaro che non vi vuole far vantare delle vostre opere, e voi quanto vi vantate dentro di voi quando avete degli incarichi di responsabilità? Quanto vi vantate? A far vedere che fate 130 ore di servizio. Bello, eh? Non ci avete mai pensato, forse, che avete un'ambizione malsana. Non servono le opere, e ve lo dice un non credente. Allora, questo vi leggo: solo esercitando fede nel sacrificio di Gesù e quindi le opere non siano necessarie, come mai è stato sostituito nella TNM il termine grazia con immeritata benignità? Quindi con questo io chiudo questa pillola che si è prolungata anche troppo. Però, essendo il primo video, ho fatto un po' di introduzione. Nei prossimi video introduzione non ne farò e partiremo subito col succo del discorso. Quindi, ragazzi, vi invito, soprattutto i testimoni di Geova in ascolto, capite che qua non c'è da discutere, qua c'è da prenderne atto, e questa è solo la punta dell'iceberg di quello che vedremo. Vi auguro una buona giornata dal vostro carissimo Wind of Change.